Allora, primo elemento, chi è Branda Castiglioni? Ma un chi è non veramente biografico, ma un chi è di immagine. Come Branda si presenta? Ora, su questo esiste una discrasia molto interessante e molto tipica praticamente di ogni uomo illustre del 400. Cito un caso celeberrimo, uno dei grandi amici di Branda, il cardinale Niccolò Albergati, il beato cardinale Niccolò Albergati, certosino e arcivescovo di Bologna, si fa raffigurare da Jan van Eyck, il grande pittore femminile, in un disegno da cui poi Jan trae il quadro. Ora, il disegno e il quadro sono completamente diversi. L'uomo vigoroso, espressivo, anche un po' grifano del disegno è completamente diverso dal ritratto formale. Allora, quando noi vediamo un ritratto formale come questo, che è ovviamente il particolare della lunetta, del portale, della collegiata dei Santi Stefano e Lorenzo, vediamo un ritratto aulico, è un Branda solenne, regolarizzato, è un Branda per così dire ufficiale. O quando vediamo, e qui potete scegliere tra guardarlo o guardarlo lì, visto che è esattamente lì, il ritratto quasi sicuramente derivato da una miniatura. Questo fatto del volto di profilo, che è un elemento assolutamente eccentrico, e questa palese ricontestualizzazione seicentesca è dovuta al fatto che la codificazione della memoria di famiglia che porta nel 600 i Castiglioni a crearsi questa quadreria, di cui costituiti i resti sono intorno a noi, di cui parleremo nel terzo incontro, cosa fanno col cardinale? Probabilmente copiano un'immagine derivata da una miniatura, perché dico da una miniatura? Perché la classica immagine di profilo, abbiamo numerosi, per me, il grande cardinale lombardo del Capo 400, Ascanio Sforza, tutte implacabilmente di profilo, quindi probabilmente derivato da un modello più antico, riadattato nel 600 a questa tipologia del ritratto così ufficiale. E questo è ancora un Branda aulico, come è un Branda aulico quello della collegiata sdraiato sul suo sarcofago. È una cosa completamente differente, e qui però si vede un accidente, qui bisogna un pochino risolvere il problema in qualche modo, perché si vede ben poco, il bisogna spegnere purtroppo. Lo so, però mi piace, però vanno viste, insomma, se no è ridicolo che io parli sul nulla. Siamo spiriti, ma sono fantasmini, non sono perdere. Allora, dunque, allora, il recentissimo restauro ha riportato in luce la qualità eccezionale del tondo collocato sopra l'attuale ingresso del municipio, cioè l'antica scolastica, che rappresenta invece un potente ritratto, un ritratto post mortem, un ritratto eseguito sicuramente decenni dopo il decesso del grande cardinale. Questo tondo è datato 1502 e a mio avviso è opera di ambito dei Fonduno, la grande ditta che lavora a strettissima relazione con Bramante nella definizione di operazioni milanesi come la Basilica di Santa Maria presso San Satiro. Ebbene, ai Fonduno al 1502 possiamo riferire questo potente ritratto. Questo è un Branda molto diverso da quello che ci potremmo aspettare. E perché? Da dove salta fuori? Io credo di poter dire dalla maschera. Questo volto così icastico, così lontano dalla idealizzazione, risponde probabilmente a una maschera funebre che rimane in casa Castiglioni. Del resto l'uso della maschera funebre è normalissimo nella cultura quattrocentesca. Allora, da un lato la idealizzazione di un volto, dall'altro il suo realismo ben meno aurico, ma altrettanto efficace. A questo punto, allora, pensiamo perché un personaggio come Branda, un personaggio che è sicuramente uno dei grandi protagonisti dell'età dei concili. Branda, ricordiamo solo questo, che nasce non nel 1350 come una vulgata vuole far credere, ma sicuramente più tardi, nel 57-58, e questo perché la laurea che prende a Pavia lascia presupporre un'età più giovanile. Non si può pensare a un trentenne, chiaramente più giovane, quindi 57-58,
seconda metà del 300 vive quello che per la Chiesa è un periodo straordinariamente difficile, la fine del papato avignonese, 1378, il ritorno del Papa a Roma, ma pochi mesi dopo l'esplosione del grande scisma d'Occidente, la presenza di due e poi di tre papi che si contendono l'autorità petrina, un papa a Roma, un papa ad Avignone, un papa a Pisa. L'età del cardinale Branda è l'età in cui la risposta a questa crisi, dopo che per decenni i papi di Roma, di Pisa, di Avignone, di Pisa si sono scomunicati a vicenda senza nulla concludere, è l'intervento dell'unica autorità che può agire giuridicamente in una situazione di questo tipo, cioè a dire il sacro romano imperatore Sigismondo I. La risposta di Sigismondo è indire un concilio, è chiamare la cristianità a un concilio universale, dove viene chiesto, dove viene proclamato, proclamato dall'imperatore faremo un concilio nella chiesa di Santo Stefano di Vigiù. Questo è un dato che dire che il concilio di Costanza è stato proclamato nella chiesa di Vigiù detta così sembra quasi una barzelletta per gli storici, è una roba ovvia, e questo fa parte del dato peggiore della cultura lombarda, che è l'understatement, il sottotono, per dire signori stiamo parlando del concilio ecumenico di Costanza, stiamo parlando del figlio d'onore della prima città ideale del mondo, cioè un minimo di entusiasmo nel dire le cose, cioè c'è un po' sempre quest'aria di sottotono, ok? Torniamo a noi, allora questo periodo del concilio, questo periodo della emergere però di una linea che non è come la tradizione della Chiesa successiva cerca in modo chiaramente manipolatorio di far credere, non è semplicemente la lotta tra il primato del Papa e il primato del concilio, ma è tra una visione monarchica di un papato primo stato moderno, secondo la grande definizione di un grande studioso da poco scomparso che è Paolo Prodi, e dall'altro lato invece una visione assembleare, una visione in cui la Chiesa è un organismo virgolette, molte virgolette, democratico. È uno scontro tra due visioni ecclesiologiche che si combattono per decenni, che emergono faticosamente già nel Concilio di Costanza e nel grande compromesso di eleggere il Papa Romano, di eleggere Martino V, Colonna 1417-1431. È proprio all'interno del papato di Martino che Branda, riconosciuto cardinale pur non essendolo, se voi volete fare un esperimento divertente, se andate su quel sito The Cardinals of the Holy Roman Church, i cardinali della Santa Chiesa Romana di De Miranda, che è il miglior motore di ricerca al mondo sui cardinali, vedete che il cardinale Branda è indicato come pseudo cardinale, cioè perché? Perché tecnicamente è nominato da un altro papa, da Giovanni XXIII, è vero. Ma è altrettanto vero che a Costanza si fece una soluzione di buon senso che era fondamentalmente l'unica possibile, cioè si ritennero tutti i cardinali pisani, romani, avignonesi come legittimi, tutti insieme, che era una soluzione di compromesso ragionevole. E a questo punto è proprio negli anni di Martino V, ormai papa, unico papa a tutti gli effetti, che si sta realizzando il sogno di Castiglione. Faccio notare, e non è banale, che il più importante ritratto di Martino che noi abbiamo prima del suo faticoso ritorno a Roma è il ritratto che nel 1418, passando Martino per Milano, un altro varesino gli realizza, ed è la splendida scultura di Jacopino da Tradate che si trovava nei pressi della sacrestia destra del Duomo di Milano, che è oggi sostituita da una copia e vergognosamente non esposta nel Museo del Duomo, era fino a qualche presente allestimento, nell'attuale non lo è. Detto questo, gli anni di Martino V, gli anni del ritorno del Papa a Roma, sono gli anni in cui nel fatidico 1421,
attenzione a questa data, 1421, perché è la data verso cui noi stiamo andando. Non dimentichiamoci che siamo nel 2016, cioè che tra 5 anni ci sono i secoli della città ideale, 1421-2021, i 600 anni di Castiglione, Bologna. Allora, e il 1421 è l'atto, il primo documento che abbiamo in cui si parla esplicitamente della ricostruzione della Collegiata, che è il primo edificio da cui inizia la vicenda. Ora, se noi guardiamo dall'alto Castiglione Luna, ci rendiamo conto di come lo spazio urbano sia uno spazio limitato. Voi riconoscete benissimo al centro il borgo, riconoscete a nord gli impianti Mazzucchelli, ed è terrificante, no? Vedere quanto è piccolo il borgo intero, è più piccolo della struttura della Mazzucchelli, per non parlare dello sviluppo urbano moderno di Castiglione verso la Varesina. Bene, il piccolo nucleo castiglionese che si configura immediatamente, e questo è un punto su cui ritengo importante e più centrare la vostra attenzione, come una città ideale, no, come la prima città ideale. E qui occorre intendersi. Cosa vuol dire città ideale? Città ideale non vuol dire una città con dei bei monumenti. Questo punto di vista, grazie a Dio, l'Italia è talmente ricca, talmente satura di beni culturali, che quasi ogni città possiede in modo più o meno marcato un patrimonio monumentale. Va bene, non è questo. La città ideale è una città che deve avere due caratteristiche obbligatorie e una facoltativa. Castiglione le altre tre. La prima obbligatoria è quella della unitarietà di progetto. Una città ideale è il frutto di un progetto unitario, è un frutto di un intervento pensato unitariamente, magari poi realizzato nel corso dei decenni, perché no, ma assolutamente unitario. Questo è il primo elemento, non è il frutto della giusta posizione di epoche diverse, ma che una città di qualche bello, allora chiesa romanica, chiesa gotica, palazzo, rinascimentale, no, è un qualcosa pensato unitariamente e il cui sviluppo è quindi inevitabilmente, almeno nella sua fase, diciamo, di input iniziale, giocato su qualche decennio, non è giocato su vent'anni, non è giocato su secoli. Primo elemento. Secondo elemento, una città ideale non è una città normale, è la città come dovrebbe essere. È una città con una carica di idealità, quindi di servizi, di disponibilità di strutture, di articolazione urbana superiore a quelli che sono gli standard del tempo. Una volta parlando con un collega, dicevo, beh, la scolastica di Castiglione, cioè a dire l'edificio scolastico inventato dai Cardinali Grandi, l'attuale sede del municipio, dopo della salita verso la Collegiata, ebbene, quell'edificio era sufficiente per i ragazzini di Castiglione della Valle di Roma. Cioè è evidente che ci sono dei servizi, noi diremmo, enfatici rispetto alla normalità del tempo. La normalità del tempo non aveva neanche una scuola, questa ne ha una che è gigantesca per i parametri del tempo, vi spiego. È lo stesso il Palazzo dei Popoli di Cristo, ci fanno i Popoli di Cristo della provincia di Varese, cioè è chiaro che sono dei servizi eccezionali. È il concetto che arriva giù giù fino alle città satelliti di Parigi del Novecento, tanto per intenderci. Ma il terzo elemento è l'elemento geometrico. Una città ideale ha delle strutture più accentuatamente geometriche, più allusive a simboli urbani, cioè l'urbanistica che diventa simbolo, di quanto non lo sia una città normale. Quando noi cominciamo a trovare le vie che creano una croce, la piazza triangolare, l'asse viario in salita, cioè abbiamo tutta una serie di elementi che accanto al loro valore fisico di spazi, di pubblico servizio, di collegamento, hanno una funzione ideologica di dare simbolo alla città. Questo è importantissimo. È una città ideale, ma attenzione, è la prima. Cioè non è ragionevole dare a nessun
spazio urbano tardo trecentesco, primo quattrocento, e addirittura non è possibile darlo a quello che è la più geniale utopia urbana del trecento, Avignone. Avignone è una geniale utopia urbana, prego. Uri. No, e spiego perché no. Allora, perché il caso fiorentino è un caso evidentissimo di uno spazio urbano che è e rimane tenacemente medievale, lo è e rimane talmente che in tanti punti lo si può percepire ancora oggi, dove avvengono innesti rinascimentali, ma dove gli innesti, poniamo il caso più amoroso, pure gli schiavi, parlo di edifici naturalmente, e può essere l'ospedale degli Innocenti dal 1409, può essere San Lorenzo, può essere Santo Spirito, può essere la stessa grande cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore, eccetera eccetera eccetera, sono innesti urbani indubbiamente suggestivi, in un caso che è il caso della cattedrale, indubbiamente rilevanti sulla immaginario urbano, ma non tali da sconvolgere l'edificità urbana. Questo è il punto, per una ragione mi permetta, banalissima, perché Firenze è troppo grossa, c'è la ragione, sta nel numero di abitanti, è evidente che un'operazione che ha senso a Castiglione, Colonna, come lo aveva a Firenze 30 anni dopo, cioè in spazi urbani ridotti, evidentemente come avrà senso fino a un certo punto a Urbino, che pure è una città medio piccola, perché è una città che sta sul Cocuzzolo e quindi ha uno spazio urbano per forza delimitato dalla, come dire, dall'altimetria, ebbene, questo non si può fare a Firenze perché è troppo grossa. Allora a Firenze, come poi nelle città dell'umanesimo italiano, io avrò degli edifici, anche estremamente importanti, anche estremamente incidenti, ma non avrò lo spazio urbano interamente qualificato. Ora, detto questo, non dimentichiamoci che Castiglione è un paradigma. È talmente un paradigma che l'operazione Castiglione inizia nel 1421 e adesso completamente ultimata alla metà degli anni 40 del 400. Quindi, se vogliamo usare un limite, diciamo 20 anni, un ventennio castiglionese. E come vedremo, le due date, 1431, 10 anni dopo, 1442, altri 10 anni, sono date non banali, cioè sono date segnate da due eventi che il cardinale Branda ha genitamente progettato: la visita di Francesco Pizzopasso, la visita o la non visita, ma comunque l'invio di una relazione a Cirillo dei Pizzicolli. Traduzione: dopo il primo e dopo il secondo decennio, il cardinale Branda si è fatto una accurata pubblicità spedendo. Facendo realizzare, scusate, dei documenti scritti che testimoniano in modo chiaro cosa voleva egli che si trasmettesse di Castiglione in quel momento. La famosa lettera di Francesco Pizzopasso del 31, l'altrettanta famosa relazione di Cirillo dei Pizzicolli, Cirillo d'Ancona, del 4, quando i lavori sono sostanzialmente finiti. Vent'anni. Ora, in questo ventennio c'è un progetto che non a caso sarà poi il modello per quello che negli anni 60 e primi anni 60 del 400 Pio II, Papa Pio II, che ne ha Silvio Piccolomini, realizzerà per la sua chiesa al borgo di Corsignano, presso Siena, dove il duro pontefice era nato, che diventa la città di Pio, diventa Pienza. Sarei tentato di dire che l'operazione Pienza sarebbe impossibile, fatta impossibile, senza questa operazione, e se ci pensiamo sono molto simili due uomini di chiesa, uno cardinale e l'altro papa, che usano il loro borgo natale o il borgo originale della propria famiglia, perché in realtà è quello che conta, la propria radice, facendolo diventare una città ideale. Ci sono, e la frase non è mia, è di Franco Cardini, ci sono solo tre uomini di chiesa tra 4 e 500 che hanno un respiro europeo, un quarto se ci contiamo un chierico divenuto tale prima per fare un po' di benefici ecclesiastici, un certo Francesco Petrarca, penso che abbia sentito nominare, è un caso un po' parte. Allora diciamo i tre grandi
europei del 400-500 che sono Branda Castiglioni e gli assiduti coloni in arte Pio II, che era l'opera, desiderava l'opera, gli interpreti di Franco Calvini, la frase non è mia, sono i tre grandi europei, i tre grandi ecclesiastici, un cardinale, un papa, un agostiniano, di respiro europeo, i quali in modi diversi danno adito, i primi due, a una grande utopia urbana, il terzo, non avendo ovviamente i mezzi, a una grande utopia delle lettere, una grande utopia culturale. Ora, detto questo, torniamo a noi. La città ideale è quindi un modello che avrà un'enorme fortuna. Pensiamo a Sabbioneta, pensiamo a Palmanova, e fin qui ci siamo, ma andiamo avanti. Pensiamo giù a Washington DC, al grande progetto simbolico della Washington di fine 7 e primo 800. Pensiamo a Chandigarh, pensiamo alla Cité Radieuse di Marsiglia, pensiamo alle città satelliti di Parigi, arriviamo alla fine del Novecento. Il grande mito, il grande tema, pensiamo alla grande altra urbana del Novecento, Brasilia, la capitale del Brasile, è diventata dal nulla, con un valore simbolico, forma di freccia scagliata verso l'interno brasileiro, brasiliano. Bene, questa logica non avrebbe senso, non avrebbe storia nella storia dell'umanità se non ci fosse il grande paradigma che guarda un po' è Castiglione allora. Per cui se voi capite lo scatto spaventoso tra la grandezza di ciò di cui stiamo parlando e l'infinitesima pochezza dei mezzi con cui oggi si può lavorare su questa realtà è terrificante. Cioè dovremmo essere qui a ragionare, non lo so, beh allora i prossimi 2 miliardi di euro dove li investiamo, oppure beh no, ma scusate, adesso facciamo il 20° museo, il 21°, cioè no, cioè stiamo parlando di una realtà incredibile, però chiaramente la storia è foriera di difficoltà e di problematiche, questo non è certo un destino solo di Castiglione allora. Ora mostro questa immagine a volo d'uccello e proviamo in giro nella cartellonistica, semplicemente perché dà un'idea che non è affatto banale. Io chiedo scusa, mi siedo un attimo perché per queste immagini preferisco indicare io alcune cosette sulla pianta, cioè la presenza di una struttura urbana determinata dalla lingua morenica che è lambita dal fiume Olona, quindi la presenza di questo grande asse con un asse perpendicolare e quindi la creazione di un tau, di una struttura a croce, e la presenza qui, numero 21, del castello di Monteruzzo, quindi di un'istanza che oggi ci dice poco o nulla, frutto com'è della pesantezza del riassetto 8-900esco, adibito com'è adesso comunque a finalità pubbliche e culturali, ma insomma ormai è l'edificio eclettico quello che vediamo, e dall'altro lato invece l'edificio dell'antica Rocca, quindi il borgo tra due castelli, che è invece l'attuale colle della collegiata. Altro elemento importante è il ponte medievale, romano di origine medievale di ricostruzione, e qui dove c'è scritto 19 il quartiere dei mulini. Ecco, questa presenza di un quartiere oggi del tutto modificato, oggi uno va a vedere i mulini, vede una struttura quando la vede settecentesca con qualche frammento murario medievale, post medievale, ma il problema è un altro, non è quello, è il problema di avere il quartiere oltre il fiume. Questa è un'istanza simbolica estremamente importante perché vuol dire, scusate ma il linguaggio classicista è monocorde, vuol dire una cosa sola, vuol dire l'equiparazione alle grandi città. A Firenze c'è il quartiere Oltrarno, a Pisa c'è la Cinzica, il più grande quartiere islamico fuori di Spagna, nell'Europa medievale cristiana, a Roma c'è il Trastevere, a Parigi c'è il quartiere latino, a Londra c'è Southwark, a Castiglione allora c'è il quartiere del Brie, tutto posso andare bene naturalmente, ma voi mi capite qual è la logica, l'importante è storico, non è reale, non è che il quartiere del Brie sia di 23 metri quadrati, non è che esista, punto. Cioè la logica del fiume attraversato, con tutta la simbologia dell'acqua, del fiume, eccetera, del ponte,
del collegamento di messa insita. Ok. Detto questo, l'altro elemento importante è la presenza qui dove c'è il numero 1, cioè la piazza su cui si affaccia il Palazzo Branda in cui ci troviamo, di una piazza triangolare. Ora, il discorso delle piazze triangolari è un discorso che in Europa ha una importante presenza, soprattutto nella Mitteleuropa, nell'Europa centrale, ce l'ha a Praga, ce l'ha a Buda, ce l'ha a Vienna, ed è un'idea di inevitabile rimando trinitario. Il rimando trinitario non è banale perché, come vedremo, l'Eucaristia e la Trinità sono le due grandi, grandi poli su cui si gioca molta parte della spiritualità insita negli edifici castiglionesi. Basti citare il grande oculo del Dio Uno e l'affresco del Dio Trino che campeggia sulla parete di fondo del coro della collegiata, tanto per dire una banalità. Ora, questo elemento del particolare, ricchissimo sviluppo urbanistico è poi collegato a un altro tema di chiara matrice agostiniana, il tema della città di Dio posta sul colle. Il fatto cioè che a Castiglione esista una doppia dialettica che, come spesso accade nella codificazione quattrocentesca, ha una valenza classica e cristiana a un tempo. Non dubito che tutte le sere, prima di addormentarvi, voi leggiate qualche brano, ovviamente del testo greco di Eusebio di Cesarea, e nel sospetto che qualcuno, non certo che ringrazia, ma per pura stanchezza fisica, magari non tutte le sere di Eusebio, venga magari a sere alterne, mi permetto di ricordarvi che nella cultura cristiana delle origini viene elaborata in particolare da Eusebio di Cesarea e da Basilio, Cappato, cioè Basilio il Grande, la confessa liturgica peraltro era pochi giorni fa, è una teoria che in greco si chiama del logos spermaticos, della ratio seminalis, cioè l'idea che nel mondo classico e in generale in ogni cultura ci sia un frammento, un sperma, seme, una radice di possibilità che ogni cultura umana ha un riflesso del divino. E che quindi non c'è mai una cultura totalmente negativa. In ogni cultura c'è un seme di positività. Mi piace in questo nostro mondo lacerato, dove un imbecille americano, scusate la ripetizione, qualche anno fa citò il conflitto di civiltà, che era tra l'altro la civiltà, mi piace in questo contesto ricordare con forza come questa gente avesse in mente tutto il contrario, avesse in mente l'idea che in tutte le culture ci siano degli elementi interessanti e positivi. Ora, questa teoria permetteva ovviamente in concreto un recupero del mondo classico, cosa di cui la cultura umanistica naturalmente fa tesoro. Non è un caso che l'edizione critica di Basilio di Cesarea, guarda un po', è fatta da Rado da Rotterdam, appunto. Ora, questa idea in concreto è quella della contrapposizione tra Astu e Acropolis, tra città bassa e Acropoli, che è un classico del mondo greco. L'idea della città bassa con una agora, con un forum, se vogliamo dire alla latina, contrapposta a una città alta che invece l'Acropoli intesa con una struttura, preoccupante rumori, voce chiaramente con un palazzo, allora dicevo, questa cosa niente aspettate, allora dicevo, i tempi speciali si pagano. Dunque, tornando alla battuta, ma tornando a noi, l'idea che la città bassa è dominata da uno spazio piazza, nel nostro caso abbiamo di due piazze, la città alta è al tempo stesso una struttura fortificata, come lo sono molte acropoli del mondo greco, e una struttura sacra, pensiamo per esempio banale, l'acropoli di Atene. L'acropoli di Atene è una struttura circondata da mura e la struttura dove al centro c'è il grande tempio di Azena, il tempio di Atene, protettrice della città. Atena pazza, lo sapete bene, in parte. Bene. E lo stesso qui, la visione di una città bassa, di una villa, nel
termine tecnico di città abitata contrapposta a un borgo, città militarizzata, propria del Medioevo. Questo toponimo Villa Borgo sussiste in alcune città, se volete citare un esempio vi cito il caso di Terbio sul lago di Como, sponda lecchese, dove ancora c'è la villa a ovest e il borgo militarizzato a est. Bene, allora la collegiata è il perno di una visione di stampo certo classico ma anche agostiniano, la città di Dio posta sul monte, e che pone un altro elemento non banale: la via che sale, cioè la via che congiunge le due piazze, la piazza triangolare dove sorge il Palazzo Branda, dove sorge la chiesa del Corpo di Cristo, detta chiesa divina, e la piazza del Foro, vero e proprio la piazza della scolastica, la quale piazza del municipio, bene, e che salendo quella via raggiunge, come sapete, la collegiata, non è un caso che sia una via di salita. Perché? Perché la salita ad Domum Dei, alla casa di Dio, è una salita ascetico-penitenziale. Diciamo una cosa carina: Castiglione Olona è il primo esempio, con un anticipo di soli 70 anni, di quello che è il concetto dei sacri monti. Quando alla fine del 400 la cultura francescana elaborerà nel territorio dello Stato di Milano il primo sacro monte moderno, il sacro monte di Vallo Sesia, non farà altro che applicare lo stesso concetto, cioè il concetto di un colle a cui si sale, cioè si fatica, in un contesto solo parzialmente urbanizzato. Questa è la logica, questo è l'anticipo. E allora anche visivamente evocare questo mi sembra importante, come mi sembra importante, scusate un attimo che mi siedo, ripercorrere allora questi assi viari. Questa è la via, come dire, inferiore, la via che dalla piazza va giù verso l'attuale sede Mazzucchelli, per intenderci, verso il parcheggio esterno, ma verso una zona che era zona di torbiere, zona paludosa. È chiara simbolicamente la dialettica, una via che sale faticosamente verso Dio, una via che scende facilmente verso le torbiere. Simbolo negativo, è chiaro la dialettica, no? Fai fatica ma sali verso Dio, non fai fatica ma scendi verso la torbiera. Cioè, la simbologia è molto potente. Adesso scopro che qualcuno abita da quelle parti e si arrabbia, no, tranquilli, non c'è nessun'altra valenza. Ecco, e così lo spazio di questa bellissima piazza triangolare, la Carità Cristiana mi impone di non fare considerazioni sull'uso al dettaglio della medesima, ma la piazza triangolare che dà un'idea potente di una simbologia dello spazio in cui non a caso la chiesa di Villa, la chiesa del Corpo di Cristo, coincide con uno dei vertici. Per cui in realtà questo triangolo è fisicamente orientato verso la chiesa, direzionato verso la chiesa, e questo è importantissimo. Altro elemento, il fatto che se io la vedo dall'altra parte, cioè iniziando fisicamente a salire, vedo questa piazza a due livelli. Scusate, la foto non è brutta la sistemazione, nel senso che è praticamente impossibile se non dall'alto fotografare la piazza. Una piazza a due livelli, cos'è sta roba? La piazza a due livelli, il foro a due livelli, è una teorizzazione di Vitruvio, il grande Vitruvio, anche Vitruvio Bolione, massimo teorico dell'architettura classica romana, ed è una prassi che l'architettura romana elabora anche dopo Vitruvio, di cui il caso più clamoroso è sicuramente il complesso sistema urbanistico che chiamiamo sinteticamente Foro e Mercati di Traiano, il cui architetto non a caso è un grande architetto ellenistico di formazione orientale, medio orientale, Apollodoro di Damasco. Nei giorni in cui l'ignavia di molti e la malvagità di molti sta semidistruggendo la Siria, mi piace evocare quale culla di civiltà la Siria sia stata e quanto grande e luminosa la figura di questo architetto ellenistico di origine siriana, quindi formato sui grandi modelli dell'impero seleucide e poi capitombolato a Roma come architetto favorito di Traiano. Siamo ovviamente all'inizio del secondo secolo d.C. Ebbene,
Questa piazza a due livelli è un caso unico in Europa, è straordinaria come applicazione perfetta come parcheggio, è il caso clamoroso di una struttura vitruviana praianea di matrice ellenistica a due livelli. Ma attenzione, qui scatta una cosa di molto interessante. Mentre la piazza triangolare è affiancata da sedi residenziali, il palazzo di Branca, il palazzo dei suoi familiari, ed è finalizzato alla sede religiosa, la chiesa del Corpo di Cristo, viceversa questa piazza è affiancata a sinistra dal palazzo dei poveri di Cristo, su cui poi dirò una serie di cose completamente contrarie a quanto è stato detto fino ad ora. Da un luogo caritativo, su questo non c'è dubbio, dalla chiesa di Villa stessa, che non è tecnicamente nella piazza, ma è più in parte visivo, insomma molto corta, proprio oggi riflettevamo, no? È inutile star lì, è chiaro che Castiglione Olona è pensato che dei monumenti si vedano, esiste una visibilità fisica dei monumenti che è altrettanto importante della loro collocazione topografica. Qui la chiesa di Villa non è nella piazza, ma domina la piazza in qualche misura, è scaturigine della piazza per così dire, ma soprattutto il vero grande innesto sulla piazza è la scolastica, la vedete a destra, è il palazzo delle scuole che nasce come scuola musicale sotto la guida geniale di Giovanni da Olmutz, o Olmutz se volete dire la tedesca, Olmutz, che è il grande braccio armato del cardinale in materia intellettuale e che poi diventa una vera e propria struttura pedagogica. Questa grande scuola in un momento in cui stanno nascendo le grandi scuole. Non dimentichiamoci che questa operazione è anteriore di almeno un decennio alla grande operazione pedagogica di Guarino da Verona, la Cazzoliosa, è il grande Vittorino, Guarino da Verona, Vittorino da Feltre, questi nomi che oggi sono destinati purtroppo alla conoscenza da parte di pochi eruditi, ma che sono i grandi padri della pedagogia moderna. Quella pedagogia che avrà nel Pueris Statim Ad Liberaliter Educandis di Erasmo da Rotterdam, la propria ultima grande codificazione, l'idea che i ragazzi non si educano a frustate ma con la dolcezza. L'idea che la cultura deve essere una cosa piacevole e non seriosa. Non sono mie bizzarrie, sono bizzarrie di Guarino da Verona, di Vittorino da Feltre e di Erasmo da Rotterdam. Sono i Quindi è evidente che stiamo parlando di una immensa rivoluzione pedagogica che inizia a Castiglione Olona, che prosegue a Ferrara, che termina solo nel grande Ottocento di Pestalozzi e di Don Bosco, che culmina nel Novecento e magari un tesoro in Pavesa. Ora, questo grande cammino è un cammino che ha la sua codificazione in questo edificio, oggi profondamente trasformato, tranne ciò che è stato appena restaurato, che sarà oggetto dell'incontro dell'11 febbraio, cioè gli affreschi e la scultura della facciata, la scultura che abbiamo stata in terracotta all'inizio, ma che, pur trasformata nell'Ottocento in queste forme sostanzialmente neogotiche, ci dà ancora l'idea dell'impatto. Allora, l'idea qual è? Esiste il foro. Bene, questo foro è a due livelli come vuole Vitruvio e Apollodoro. Bene. Che cosa ha intorno il foro? Ha gli spazi di pubblica utilità, la chiesa, l'ospizio, la scuola, formidabile. Questi sono il baricentro della città. Non puoi avere una, secondo questa visione del cardinale Branda, un luogo civile, se questo luogo civile chi è giovane non viene educato, chi è malato, anziano non viene soccorso e sotto l'insegna unitaria della presenza di Dio. Una logica cristiana, qual è ovviamente la logica di Branda Castiglione. Capite che è un programma di estrema ambizione. Questo però va detto, cioè, e qui parlo a non tutti, ma alla stragrande maggioranza di voi, coloro che sono guide, cioè queste cose vanno dette per farle capire, perché altrimenti non si vedono, cioè non hanno quella immediatezza fisica perché noi siamo dovuti
perché noi uomini del XXI secolo, di cui generale noi tutti, siamo tonti e non percepiamo la straordinaria potenza ignologica di questi spazi. E allora va detta, e allora va ribadita. Faccio notare un'altra cosa. Il Palazzo dei Poveri di Cristo viene fondato dopo la morte di Branda, ma io sono straconvinto, scriverò un breve saggio su questo tema, che la fondazione è voluta da Branda, cioè l'idea di Branda, che Branda non venne realizzata, che venne realizzata dopo. Ma perché qual è l'idea? L'idea è che il palazzo, lo vedete benissimo da questa foto, il palazzo crociato a sinistra, insomma, è di fronte al fianco della collegiata, decima della collegiata, per dire, della chiesa di Villa. Ora, il comando della chiesa di Villa ha una forte connotazione eucaristica, la chiesa di Villa in generale ha una forte chiesa del corpo di Cristo, del corpo storico. Ora, alla base c'è un brano di Giovanni Crisostomo, santo Giovanni Crisostomo, che dice: tu non puoi ornare il corpo di Cristo eucaristico che veneri nella chiesa se insieme non veneri il corpo di Cristo che sono i poveri. All'inizio della via di salvezza che unisce la percezione di Dio, la Trinità, la piazza della città inferiore, tu inizi a salire verso la contemplazione di Dio e cos'hai? Certo, da un lato la venerazione di Cristo e in particolare di Cristo presente nell'Eucaristia, benissimo, ma dall'altro lato hai il corpo di Cristo nei poveri. E il primo gradino è quello, perché se no non capisci niente. E qual è il secondo gradino? È l'istruzione. Non solo nel senso didattico, pedagogico, ma nel senso, diciamo, oggi diremmo comunicativo, facendo, che so, la guida. Cioè è l'idea dell'istruzione come grado di sapienza. Non si può ascendere per quella via se non passando attraverso e in un luogo solenne come è un foro, se non attraverso l'istruzione, la scolastica, eccolo. E quindi c'è una dimensione potente che ci parla già dal cammino, e poi il cammino, lasciamo perdere il problema dell'arco mazenta, diciamo semplicemente la via che sale fino alla fortezza che poi diventa collegiata, e quindi questa assialità. Dall'altro lato, tornando alla croce, da cui ero partito, dal Tau, da cui ero partito, la via che congiunge la porta con l'altra porta che qui intravedete, e quindi avanti di qui la discesa, il ponte, il fiume, il quartiere dei mulini, e lungo questi percorsi poi la presenza dei grandi palazzi. Noi sappiamo con certezza che dal 1421 al 1431, quindi per un decennio, i due grandi cantieri su cui si esercita la committenza edilizia e poi decorativa, figurativa, del cardinale Branda sono la collegiata, il palazzo Branda, in cui siamo. E già questo è significativo. Branda fin dall'inizio ha perfettamente in mente una dialettica, ha in mente due cose, non può fare tutto insieme. Branda poi, quando io dico Branda, intendo la sua volontà, Branda è spesso via, Branda ha qualche affaruccio da gestire tra Germania, Ungheria, Bolivia e compagnia, ad andare in giro come altissimo funzionario pontificio per mezza Europa, alcuni concili a cui partecipare, a qualche papa a dare consiglio, allora è chiaro, ma questa operazione, che attraverso i suoi procuratori, ma anche attraverso le sue visite personali, il cardinale compie, è un'operazione che ha due poli: il polo immediatamente sacro della collegiata, questo lo percepiamo subito, ma il polo diversamente sacralizzato di Palazzo Branda. E questo è meno ovvio, perché se io dico che la collegiata, che è proprio la chiesa, è uno spazio sacro, è già bella scoperta, ma se dico che lo è Palazzo Branda, devo spiegarmi. E Palazzo Branda è un luogo che prima di tutto comprende una cappella, questo è il primo elemento importante, cappella di San Martino. Secondo elemento, Palazzo Branda è uno spazio pensato per un cardinale, e non è la stessa cosa. È il fatto in scala ridotta, l'idea del cardinale, ipotiposi del Papa,
l'idea del cardinale che rispecchia più il piccolo, è ovvio che non è il Papa, quello che per il Papa si chiama il sacro palazzo, anzi c'è la plurale, i sacri palazzi, sacri, non è banale, è un esercizio di sacralizzazione. In questo senso il palazzo si gioca su una logica complessa, a sinistra appena visibili i corpi di fabbrica trecenteschi che giungono fino alla quale piazzetta del Padre Eterno e che vengono inglobati, che parcheggia all'esterno delle mura di Castiglione, abitualmente sale, no? Parcheggia Mazzutelli, sale per questa via e vede alla sinistra il palazzo grande, intravede in fondo la piazza triangolare. Bene. Questo palazzo ha un elemento interessante, cioè il fatto di questa struttura a finto bugnato, cioè a dire una struttura a quadrettoni che è in gran parte ricostruita qui, ma è identica e ben conservata nel cortiletto, dal cortiletto quello dove siete passati, per intenderci per accedere. Ebbene, questa struttura è una struttura di derivazione solo in parte fiorentina, perché il bugnato è di produzione fiorentina, sì, ma il finto bugnato c'è anche nel mondo nordico e quindi già un tema ambiguo. Ora, visto che ho detto la parola magica fiorentino, desidero dire subito quello che considero l'apporto più importante di queste tre lezioni, che vuol dire che per un interessato è andato. No. Allora, ed è questo. Quando la cultura degli anni 20 del Novecento, 20-30, elabora attraverso personaggi di assoluto valore come Gabriele D'Annunzio e come Mario Salvi questa idea di Castiglione o una isola toscana di Lombardia, una delle più fortunate idiozie dell'ultimo secolo, è evidente che sta facendo qualcosa di comprensibile. La cultura italiana post-unitaria è una cultura che riprende quella che era l'eredità storiografica elaborata da Giorgio Vasari, per cui Firenze è il baricentro dell'arte italiana, una Firenze, non dimentichiamocelo, che dal 1865, cioè dal centenario dantesco, era stata, seppure per pochi anni, capitale, seconda capitale dopo Torino prima di Roma, del neonato Regno d'Italia, e un'idea di come Firenze è la madre della lingua. Sto parlando voi in toscano occidentale aggiornato, cioè come la madre della letteratura, il padre Dante, così è la madre dell'arte. Allora in quella visione toscano-centrica, per una visione che si prolunga nei decenni, è chiaro che gli altri sono luoghi semipadri dove arriva la luce del sapere quando arrivano i toscani. Allora per te è bella Castiglione, e Castiglione è bella perché si fa in anticipo quello che a fine 400 succederà a Milano alla corte di quando Bramante, Rovino e Leonardo da Firenze porteranno la luce del sapere un partigiano e fiorentino comunque umanistico tra le tenebre della pianura padana. Ora, dei colli, allora, ma detto questa visione è semplicemente superata. Ma non è solo superata, nel caso di Castiglione è falsificante, perché Cardinal Branda è niente qualcos'altro. Il messaggio di Castiglione è: signori, A, l'Europa esiste, B, è vitale. Come vedete, il discorso del tutto privo di ogni collegamento con la qualità. È chiaro cosa vuol dire. Vuol dire, Branda prende pezzi d'Europa, prende l'ambatario boemo fatto dal tedesco di fronte alle vetrate inglesi, prende le sculture fatte dai lombardi in Friuli, che tornano dal Friuli e le mettono su una facciata fatta da Fiorentina, con però di fronte un palazzo dove c'è un senese, un veneto fiorentinizzato, cioè, chiaro, è un gioco di mettere insieme i pezzi, ma e qui è il punto, di fare la micro-Europa, ma senza creare un cadavere, creando qualcosa di vivo e vitale. Il problema è che funziona. Cioè il problema è che una buona guida, sicuramente tutti voi siete, una buona guida deve certamente fare l'operazione del smonta rimonta, cioè deve mostrare, cioè guarda, quello è l'elemento di matrice germanica, quello è l'elemento di matrice veneta, quello è l'elemento di matrice senese, boema, inglese, eccetera, ci sta tutto. Però poi quello che va fatto vedere, perché la cosa più semplice perché si vede, è che l'insieme funziona. Non è un mostro, non sono dei pezzi
che creano una visione cubista, no, ok, è qualcosa che ha senso, è qualcosa di unitario, ma che viene da tutta Europa. Questa è la grande lezione di Pranga. Quando voi uscirete inevitabilmente da questa scala, moderna, e vedrete quei meravigliosi capitelli alla boema, perché è fatta da boemi, cioè e che sono i gemelli di quelli delle sculture del transetto sinistro del Duomo di Milano, ma anche del transetto destro della cattedrale di San Vito a Praga, e beh, evidentemente capirete il respiro di questa straordinaria operazione culturale. È una vita, è un'Europa in sintesi. C'è un solo luogo al mondo che ha una potenza evocativa dell'immensità, nel caso mediterranea, così straordinaria, e io credo che sia, e qui lo dico per la prima volta, il grande e segreto modello di Castiglione d'Aruna, ed è Villadriana Tivoli. Ed è Villadriana Tivoli. È il mondo che Adriano ha visto, il mondo che Adriano fantasiosamente riproduce, la sua Poetire, il Partenone, Canopo, eccetera, nella grande villa di Tivoli, creando però non una schifezza antologica, ma creando una grande splendida villa tra i massimi paradigmi della romanità, non solo il secondo secolo dopo Cristo, siamo, è una cosa del genere. Adriano lo fa ovviamente sul mondo romano, Pranga lo fa ovviamente sull'Europa in particolare, sul Sacro Romano Impero, ma il gioco è lo stesso. Bene. Questo grande palazzo allora ha questa facciata a finto bugnato, che detto tra parentesi è la prima in Nord Italia ed è una delle primissime al mondo di facciate a finto bugnato, con il suo portale, con la parte alta completamente rimaneggiata nel 6 e 700 fondamentalmente per permetterci di stare nel salone dove siamo, e questo è lo scopo, creare cioè un grande salone, e poi questo innesto che va capito. Proviamo a smontarlo. Noi abbiamo un atrio cortilato di matrice fiammiga. Questo cortiletto da cui siete passati e che, forse questo non l'avete mai notato per il buio incipiente, ma che ha questa decorazione a finto bugnato con i merli, quindi con una decorazione come se fosse una fortezza, ancora una volta il simbolo delle mura, è un ortus conclusus, è un grande simbolo mariano, è uno spazio di intercapene tipico del mondo fiammingo, lo ritroviamo nei dipinti, lo ritroviamo nel paradigma stesso dell'arte fiamminga, il grande trittico dell'Annunciazione di Robert Campin, il maestro di Fleurmans, oggi a New York, come ciò poi. Bene, e dietro che cosa abbiamo? Abbiamo una struttura che più lombarda non si può, struttura a capanna con grande finestrone, e abbiamo una struttura obliqua, abbiamo una loggia alla fiorentina, e questa loggia alla fiorentina deriva da un modello diffuso nella Firenze del 3 e del 400, il modello dei tedeschi di Palazzo d'Avanzato, ma sotto questa loggia abbiamo una cappella, la cappella di San Martino, una cappella sormontata da una loggia. Ce ne sono due in Europa, una è qui e una è l'hotel Chartier di Bruges, altro elemento. Questa cappella è aperta, lo spazio sacro non può che essere al terreno accessibile. Ben prima di Carlo Borromeo, 130-140 anni prima, già Brande intuisce questa idea, che lo spazio sacro non può essere al piano nobile, chiuso, sbarrato, c'entra solo il padrone. Anche se il padrone non è abitato in Santa Romana Chiesa, in cappella almeno in teoria ci possono entrare. Ma con un intercapedine, appunto il cortiletto. Allora un cortiletto alla fiamminga con una cappella alla lombarda sormontata da una loggia alla fiorentina che obliquamente incrocia una facciata alla lombarda, beh, non sembra male con l'incrocio d'Europa. Ecco, è già qualcosa. Ora proseguiamo in questa simpatica direzione facendo notare a sinistra che ci sono tracce di queste splendide finestroni di cotto che purtroppo ridotte a frammenti dal riassetto 6-700, ripeto, quello che ci ha dato lo spazio in cui ci troviamo, e non parliamo troppo male, ecco, queste grandi che fanno riferimento a un altro elemento, il cotto, che è elemento fondante del mondo lombardo. Cremona è la grande capitale della lavorazione del cotto, grandi dinastie, come quella del Fonduro, quella citata. Ma non dimentichiamoci neanche che la
e faccio notare il valore paradigmatico della Castiglione degli anni 20, diciamo comunque sempre tra 21 e 31, rispetto a quella che a metà 400 sarà la più colossale operazione in corpo di Milano, cioè l'ospedale maggiore, la Carrara, che il nuovo duca Francesco Sforza, primo della sua dinastia, fonderà questo gigantesco ospedale, di cui, come sapete, la decorazione prevalente con l'immagine percettiva è in corpo. Assolutamente importante. In cotto qui è Rosone, il rosoncino a destra della cappella, in cotto le grandi monofore che scandivano la facciata. Qui mostro solo un particolare per dare conto della eccezionale qualità di questi decori, che sono strettamente connessi allo sviluppo coevo della miniatura. Questi decori li troviamo identici negli apparati miniati. Ecco, qui vediamo il cortile dall'interno, l'oculo con il finto bugnato originale, con questa partizione antica. Sull'altro lato, ridotto ahimè a una larva, c'è il San Martino che taglia il martello per dividerlo col povero, che poi è Cristo, di Vecchietta, che dà accesso alla cappella terrena di San Martino, appunto. Dall'altro lato, l'ingresso principale, quello che vi ho mostrato nella prima diapositiva del palazzo, che dà adito a un cortile molto aulico, ma purtroppo molto trasformato. Il portico è cinquecentesco. Prego. Prego. L'ingresso alla cappella, non io, ma la logica dell'affresco, per forza, il problema è rigorosissimo perché qualunque punto lo guardi c'è un problema, io lo identifico sotto l'affresco della vecchietta, di San Martino. Quindi per intenderci l'ingresso. Perché io ho sempre pensato che invece l'accesso fosse laterale sotto lo soncino. No, addirittura dall'interno del anche, e questo no, allora, capisco la sua, è sensatissimo, però no, è sensatissimo. Allora, è praticamente impossibile che un'immagine sacra determinante sia in uno spazio che non è l'ingresso. Cioè, la prego, io dico che la presa di vecchietta non c'entra nulla, o indirettamente ha a che fare con un ingresso. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, quasi sicuramente, e questo è l'elemento che ci crea problema, quell'ingresso è disassato. Cioè, molto probabilmente non è un ingresso assiale, mediano, classico. Ecco, terzo elemento, all'interno, mentre il ciclo dei santi patriarchi, lo chiamo così per intendersi, santi vescovi e compagnia cantante, va benissimo come controfacciata, il Cristo crocefisso non è concepibile se non come spazio frontale. Io non posso avere Cristo crocefisso in controfacciata, non funziona, al massimo un giudizio universale. Devo avere due fronti. Anche se l'absidiola, attualmente degradata a ingresso dalla scala moderna, questo lo sappiamo frutto delle trasformazioni ben più tarde, evidentemente crea una diversità. Cioè, probabilmente si è creato questo, cioè si è creato. Uno, un accesso formale. Due, questo accesso è garantito da un ingresso che, essendo assiale, quindi disassiale, quindi virgolette sbagliato, viene qualificato dalla presenza frontale di questo crocefisso. La quale presenza frontale di questo crocefisso, però, viene a sua volta negata dall'asse, diciamo, perpendicolare, costituito dallo soncino, cotto, e frontalmente dal Padre Eterno sull'antico di giorni, sulla volta del piccolo presbiterio. Allora, io a questo punto ho un asse fisico reale, che è l'asse ingresso crocefisso, a cui è perpendicolare un asse simbolico, che è l'asse rosone Padre Eterno. Perché quest'asse è così enfatizzato simbolicamente? Perché sarebbe dovuto essere l'occhio fisico, non potendolo essere evidentemente l'asse supremo. Questa secondo me è la lettura più ragionevole. Quindi questo va a cambiare anche l'immagine del progetto. Sì. Perché a questo punto si illumina tantissimo il progetto. Indubbiamente sì. Cosa che invece fino a oggi non è
è il contenuto della beata vergine che produce la visione della Trinità. Sì, assolutamente sì. E aggiungo che è sicuramente vero il fatto che c'è un legame con le stanze terrene che presentano tracce di affreschi decorativi di carattere geometrico. C'è un legame, certo. Prego. Sì. È più piccola della porta qua. Sì. No, no, certo, è ovvio assolutamente sì, certo, si deve una precisità, benissimo. Certo. Dopodiché il punto però in ogni caso, che a me preme per fermare, è questo, che comunque stiamo parlando di un cortile che è la Madonna, Opus Confusus, e che come tale, non essere ancora pignolo, nella loggia che oggi noi vediamo finestrata, vediamo molto finestrata, ma come sappiamo in modo ottocentesco, la loggia richiama qualcos'altro, la loggia richiama inevitabilmente all'Annunciazione. E questo non lo dico io, lo dice Nicolò Cusano, che qua è scritto addirittura un fratello, spiegando come la loggia, loggiato, pensile, è il simbolo dell'Annunciazione. Ora, a Castiglione, se la devozione a Dio si esprime nei due grandi poli della Trinità e dell'Eucaristia, questo è un ampio modo di tornare, ha l'altro grande tema mariologico, mariano, è sicuramente l'Annunciazione. L'Annunciazione nella cui festa, 25 marzo 1425, viene consacrata alla collegiata, l'Annunciazione affrescata sulla facciata del Battistero, che uno dice sì, c'entra, d'accordo, in una storia salute generale, c'entra, ma in un contesto dedicato a Battista non è che è proprio indispensabile avere sulla facciata un'Annunciazione, e invece c'è. E qui la loggia, i tre grandi simboli mariani, ce ne sono le altre, è l'idea della insistenza all'interno della grande mariologia del tema specifico di Maria Annunciata, dell'Annunciazione. Ora, faccio notare che l'Annunciazione, appunto, che è la carità universale della Chiesa Cattolica, è un punto fortemente fiorentino, che è la Santissima Annunziata, casa generalizia e dei serviti, dei servi di Maria, il più grande santuario mariano di una Firenze quasi ossessivamente mariana. Duomo di Santa Maria dei Fiori, la Basilica di Santa Maria Novella, il santuario della Santissima Annunziata, ecco, la città mariana è Firenze. Quella Firenze, la più grande legata più riprese, e dove dal 1434 avrà sede la Corte Papale, perché non dimentichiamoci che per un decennio dal 34 al 43 il Papa, Eugenio IV ormai, non è a Roma, ma a Firenze, è in Santa Maria Novella, è ospite dei Domenicani. E poi si sposta per i concili, d'accordo, ma la sua sede curiale è Firenze. Ora, cortile, eccetera, e poi però lungala, quell'ala trecentesca di origine, ma più volte ripresa con la bella soluzione del paratoio esterno che permette un doppio canale di collegamento, cioè quello interno, oggi murato dopo la sala dei paesaggi, e quello esterno, non posso dire parlate fuori per ragioni tecniche, che è invece quello di collegamento, uno spazio alto, sontuoso, monumentale, con una relazione con la natura che, se avessi tempo, state tranquilli, non lo faccio, potrebbe tirare fuori un elemento che a mio avviso però non si può non accennare da, per chi visita Castiglione, cioè a dire battuta di Claude Lévi-Strauss, grande antropologo. Lévi-Strauss diceva, attenzione, guardate che se c'è un limite dell'umanesimo è il rapporto negativo con la natura. L'umanesimo è una civiltà urbana, è uno spazio urbano, è una civitas civitas, la civiltà è la civitas, è la città, cioè lo spazio costruito dalla mente dell'uomo, sì, se volete con materiali naturali, la pietra, eccetera, d'accordo, però costruito dall'uomo e per l'uomo. Ebbene, paradossalmente.
paradossalmente la città ideale, quindi la città antropologica e antropocentrica al cubo di Castiglione Roma, è una città favorita dal suo spazio naturale, i beni dialettica con la natura. Domanda: qual è l'unico spazio architettonico significativo del mondo antico che esplicitamente non solo non respinge, ma ricerca delle quasi con ansia un rapporto con lo spazio naturale circostante? Risposta di Adriano di Tivoli. Ma guarda, allora è chiaro che qui c'è dietro il giardino, sì, certo, con un'articolazione edilizia moderna abbastanza ingombrante, insomma, c'è il giardino, e quindi un rapporto giardino che si ritrova in molte abitazioni nobili castiglionesi, che crea una dialettica naturale assolutamente precoce a queste date del 400. Questo non è la villa di metà 500, è un palazzo di inizio 4, e quindi è un dato estremamente, estremamente significativo. E l'altro elemento appunto è la qualità eccezionale, poi ve le vedete giù quando passate, di queste sculture veramente alla boema, con queste vivacissime immagini brillantissime che si succedono anche in un ambiente adiacente e che sono palesemente ispirate a questi modelli cosiddetti frontali che sono tipici della corte di Venceslao IV a Praga e poi di suo fratello Sigismondo, entrambi sacri e romani imperatori, figli di quel Carlo IV che è il grande inventore della Praga gotica. Non dimentichiamoci che da 300-400 Praga è una delle più belle città del mondo ancora, e che è un modello fortissimo grazie a questi tre grandi sovrani della casa di Lussemburgo, Carlo IV, Venceslao IV, Sigismondo I, che creano la Praga gotica, ancora oggi leggibile in dialettica con la Praga barocca e con la Praga liberty. Ora, il tema, scusate le foto pregnanti, ma insomma, vedete giù dopo le sculture, questi modelli boemi, questo abitualmente non è visibile, ed è una scultura con un leone, emblema di casa Castiglione, e una donna che beve, e questo è un proverbio fiammingo che è l'equivalente del nostro non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca, che è quindi un motto popolare fiammingo che uno scultore boemo raffigura in Lombardia di Damaro, come incrocio, e in un contesto, come vedete, adesso adibito a deposito, ma tranquilli, verrà riaperta a breve. E poi appunto questa strepitosa cappella, parto da quello che resta del presbiterio, cappella di San Martino, con questa purtroppo spesso sottovalutata base che contiene due elementi, questi ritratti che sono i ritratti dei nipoti del cardinale Branda. È abbastanza probabile che il cardinale trovasse posto nell'altra parte, quella distrutta per intenderci, e il Cristo crocifisso poi si è distrutto dalla nicchia, e la presenza di questa lesena sulla quale mi siano permesse due notazioni. Primo, questa non è una lesena normale, è una lesena larga, troppo larga, ed è un modello di cui parla Vitruvio. La lesena larga è un modello vitruviano rarissimamente applicato, primo, e sappiamo che di lesene larghe si parlava nei circoli del Romanesimo fiorentino, sappiamo che se ne parlava nei circoli di Cinema del Pizzicolo, eccetera. Altro elemento: questa lesena ha un'analogia che è troppo, a parte ovviamente il colore, è troppo forte per risultare casuale con la chiesa del Corpo di Cristo, detta chiesa di Villa, le grandi lesene grigie e arenaria che scandiscono la facciata della chiesa di Villa. E allora qualche sospettino viene. Allora l'elemento secondo me da rilevare è proprio questo. Certamente la chiesa di Villa, come oggi noi la conosciamo, è un'operazione condotta soprattutto negli anni 30-40, gli unici dati documentali certi riguardano il 39 e il 44, nel 44 la fabbrica è finita, nel 39 la stanno costruendo, non sappiamo da quanto, però comunque diciamo è un'operazione degli anni 30-40, va bene. Ma quello che è interessante, e questo già rimando piuttosto
piuttosto chiaro per essere puramente concettuale, però voglio dire che cos'è. La Chiesa non c'era ancora, ma già l'avevano pensata, qui voglio arrivare. E poi la bellezza assoluta di questo corteggio, ecco, io sulla datazione ho qualche dubbio, ho parecchi dubbi, cioè io non sono affatto convinto della versione rassicurante di Masolino che lavora con i giovani Paolo Schiavo e Chietta a Castiglione, sto dicendo in generale, e nello specifico qui Paolo Schiavo e Chietta, no, calma. Io sono abbastanza convinto che a un certo punto ci sia una frattura, cioè che a un certo punto sparisca Masolino, sparisca Paolo Schiavo e rimanga esclusivamente Chietta. Cioè che gli anni 36, 37, 38, 39 vedono l'assoluto primato di Vecchietta nei gradi da Chietta, parlo della collegiata, parlo della collegiata, ma sto dicendo in uno nell'altro, e cioè che l'operazione, le fatidiche date certe, se certe sono, le che è lecito dubitare, il famoso 1435 del Battistero, peccato che quell'iscrizione non è del 1435, piccolo dettaglio. Ora il tema interessante dei gruppi delle sante, questo discorso del categoriale non è una banalità, cioè il tema aveva radici milanesi, non dimentichiamoci che Ambrogio, Sant'Ambrogio, quando fonda le sue basiliche non le dedica a persone, San Pancrazio, San Gennaro, le dedica a categorie, la basilica delle vergini, la basilica dei profeti, la basilica degli apostoli, la basilica dei martiri, basiliche categoriali. Ma che questo discorso delle categorie, cioè di dividere i santi per gruppi, diciamo, vuoti, le vergini, i martiri, i dottori della Chiesa, gli eremiti, eccetera, è tipico del mondo cammino. Citerò solo, scusate la banalità impugnante, il politico dell'agnello mistico di Hubert Jan Eich, tutt'oggi nella cattedrale di San Lorenzo di San Paolo a Gardner. Ora, queste categorie, che certamente vedono la presenza massiccia di Sant'Orsola con suo labaro, che è l'elemento visivamente più pregnante, sono però un elemento interessante proprio per questo, è l'unico direi che può far pensare a Paolo Schiavo, l'unica lunetta che può far pensare chiaramente a Paolo Schiavo, mentre tutto il resto è chiaramente dominato dalla grande personalità senese della Vecchietta. Faccio notare una cosa banale che non è mai stata notata. Quando Papa Martino esce dal Concilio di Costanza che lo ha eletto, si impegna pubblicamente a indire periodicamente dei concili, e infatti prima della sua morte nel 31 lui ne indice addirittura tre, tecnicamente uno solo perché sono spostamenti di sede dello stesso concilio, però formalizziamo tre: il primo a Pavia, il secondo a Siena, il terzo a Costanza. Così Costanza è stato appena detto che Paolo Martino muore e Eugenio IV si trova a Rogna, d'accordo. Ma detto ciò, è difficile non togliere un personaggio come Dante, ma è legatissimo a Pavia, talmente legato che ci ha studiato, talmente legato che ci ha fondato l'omonimo collegio Castiglioni, tuttora esistente, e poi gestito la sua discendenza. Bene, Siena, e Vecchietta viene da Siena, guarda un po', e Dante partecipa ai lavori, guarda un po'. Ora, in questo discorso, allora, questa formidabile serie dei santi vescovi, santi eremiti, che è impressionante per quantità e qualità, richiama poi a un dettaglio che vi invito a verificare dal vero, che è questo che indossa una veste molto particolare, questa veste bianca con cappuccio, diciamo benedettino agostiniana, come logica, è la veste dei canonici regolari di San Giorgio in Aida. I canonici regolari di San Giorgio in Aida sono la particolare riforma monastica agostiniana di forte influenza benedettina, di cui facevano parte Papa Eugenio IV prima di diventare Papa,
e quindi un rimando ben preciso a quello che è un ritratto di Eugenio IV. Questo è un ritratto di Eugenio IV, è identico all'iconografia del Pontefice, che abbiamo per Azzardino, basta testimonianza, e lui, e siccome qui siamo dopo il 31, quindi dopo l'elezione al soglio di Papa Eugenio, non c'è nessun dubbio che a lui si riferisca. E questo bellissimo crocefisso, di cui io farei notare una cosa, che è la profonda analogia non tanto con l'attività pittorica di Vecchietta, quanto con l'attività scultorea. Come non sa, nei suoi ultimi grandi anni senesi, Vecchietta certamente continuerà a dipingere, ma realizzerà numerose sculture, soprattutto in metallo. Basti citare il meraviglioso ciborio dell'altar maggiore della cattedrale di Santa Maria di Siena, se è assunta di Siena. Bene, questo Cristo così tormentato, quasi ancora gotico nella ipertrofia delle sue sofferenze fisiche, la sottolineatura del costato, di proprio un corpo scheletrico, scarno, eccetera, fa veramente pensare alla scultura di Vecchietta. Questo è veramente interessante, perché se c'è un dato tipico di Vecchietta è la poliedricità. Vecchietta è un grande pittore, Vecchietta è un grande scultore, e le fonti ci dicono che Vecchietta è anche un grande architetto, il che è per noi estremamente importante. Dato successivo, questa bellissima volta con i quattro evangelisti, e un particolare che segnalo, qui si vede magari poco, ma credetemi, Marco sta guardando lo stilo, l'inchiostro, la presenza nella cannuccia bella, nella cannuccia dello stilo del chiostro, che sta scrivendo, ma un gesto tipicamente giardino, tipicamente nordico. La figura dell'evangelista, del dottore della chiesa, che guarda lo stilo eventualmente privo di inchiostro, è un classico di Klaus Schlüter, il grande scultore borgognone nordico, che è uno dei grandi paradigmi della scultura del 300, e che un uomo come Branda, intimamente legato alla corte di Borgogna, non può non aver conosciuto le sculture meravigliose della Chartreuse di Chambol, della Certosa di Chambol, alla periferia di Digione, capitale della Borgogna. E elemento ulteriore, questi bellissimi profeti e personaggi veterotestamentari sul arcone, ma soprattutto, ecco qui scusate la foto un po' di sbieco, ma soprattutto qui il particolare del padre, che è un'immagine molto precisa. Questo non è genericamente il padre eterno, certo lo è, voglio dire, in senso lato, ma specificamente è un'altra cosa, è l'antico di giorni, cioè è questa visione del libro di Daniele. La profezia di Daniele, come è noto, è uno dei testi dell'Antico Testamento di più forte caratura apocalittica. È un libro molto diverso dagli altri libri profetici, non è una profezia espressa in prima persona, io Isaia vidi, io Geremia vidi, è un racconto sostanzialmente, è il racconto delle vicende, delle visioni di Daniele. Ora, in questo senso, qui c'è un'altra vena che è importante, e ho quasi finito, certo, tranquilli, io 10 minuti finito, e no, abbiamo già sguardi interessanti. Dunque, allora, là dicevo, è la vena profetica. Noi oggi siamo figli di una cultura in questo mondo lontana, già Johann Heutzinger in autunno medioevo, dei grandi classici della storiografia del Novecento, diceva, attenzione, noi pensiamo alla escatologia come qualcosa di molto remoto, cioè anche le nostre credenze personali, quelli di noi che si proclamano credenti, hanno del giudizio universale, hanno della fine del tempo, sì, sottinteso tra alcune centinaia di milioni di anni, cioè qualcosa di estremamente lontano dalla nostra fisicità.
civiltà storica, mentre invece un uomo del tardo medioevo e del primo umanesimo ragionava come quella parte di Fleury che faceva la famosa battuta il giudizio universale, cioè oggi pomeriggio o al massimo domattina, cioè una visione molto più drammatica e ravvicinata. Adesso, senza insistere su le grosse millenaristiche che pure non mancavano, ecco, un uomo sicuramente più saggio ed equilibrato qual era Branda, non era certo lì a guardare una tessitura oddio il giudizio, però sapeva bene che di questo si parlava, cioè sapeva bene che esisteva un kairos, un tempo presente a rischio, dove Dominus Veier si fur, dove Dio verrà con un ladro, come dice la scrittura. E quindi questa immagine potente dell'antico di giorni, che paradossalmente in uno spazio piccolissimo, uno spazio dove ci stava la fila celebrante, uno spazio ridottissimo, è evidentemente un'ipostasi potente. E questo, faccio notare, è uno spazio certamente aperto, ma altrettanto profondamente privato, per una ragione molto semplice e piccola. Questo è il luogo dove Branda faceva ciò che i suoi biografi raccontano facesse, cioè passava la notte in preghiera. È un luogo per la preghiera individuale, e questo spiega il suo spazio micropico. È in scala ridotta quello che è in parallelo il battistero. E il battistero è qualcosa del genere. Il battistero, come diceva la maestra Marquise Lattiper in questa stessa stanza molti anni fa, è prima di tutto una cappella palatina, che certamente ha funzioni battesimali, certamente la fonte battesimale, è ovvio, certamente è diventato Giovanni Battista, è ovvio, ma è prima di tutto la cappella palatina del palazzo del cardinale sulla rocca simbolica di Castiglione, città di Dio, luce e lucerna sull'umanità, eccetera eccetera. Quindi in questa logica potente, che questo spazio piccolo con Globi, l'Apocalisse, la fine dei tempi, con Globi l'antico di giorni, con Globi una visione formidabile di carattere escatologico, è veramente strepitoso. Altro elemento è la presenza di questo meraviglioso frammento che comprende un loggiato, e anche questo loggiato ha un legame che non può essere dimenticato. Questo loggiato in alto, vedete queste sottilissime colonnine, questa elegantissima struttura, purtroppo poi brutalmente interrotta da un taglio, non può essere pensata senza qualcosa che veniva, a mio modo di vedere, 2, 3, 4 massimo anni prima, cioè il grande sistema di porticati in cui Masolino collocò il banchetto di Erode nel battistero di Castiglione. Non solo, ma quella loggia è inevitabilmente in dialettica loggia dipinta, affrescata, come lo è l'Annunciazione, la loggia dell'Annunciazione sulla facciata del battistero, come lo è il palazzo di Erode nell'interno del battistero, così lo è rispetto a questa qua loggia fisica, questa loggia reale. E quindi c'è una continua dialettica degna della città ideale tra ciò che io evoco nella fantasia, la torta, cioè l'immagine che stimola la mia mente, e ciò che esiste, questa loggia, che è lo spazio architettonico vero, nella mia realtà spaziale, straordinaria. Ora, in questo gioco di rimandi, vorrei segnalare la qualità spesso sottintesa dei 4 angioletti d'angolo, che mi viene in mente uno abbacinato dallo splendore vecchietta, no, comprensibilmente tende a sottovalutare. Questi angeli sono un capolavoro straordinario di quella ditta di Caronesi che comprendeva Andrea da Carone, che comprendeva i fratelli Solari, di quegli artisti dei laghi, quei grandi artisti dei laghi che hanno la gestione del cantiere Collegiata, che non abbiamo documenti ma ragionevolmente del cantiere Palazzo Branda, e che sono scultori che hanno un formidabile background veneziano e in generale veneto, cioè è gente che nasce sul lago di Lugano, Carona è, come disse il grande articolo compianto Mario Stankovic, Carona è la capitale mondiale della capitale mondiale dell'arte dei laghi, scultorea tra 4 e 500. I caronesi sono i geni
che vanno da Roma all'estremo nord europeo. Allora questa gente caronese va nel Veneto, poi vedremo che Romano va in Friuli, ma queste sono vicende che riguardano la chiesa di Villa. E un altro ramo si ferma a Venezia. Io sono sicuro che questo scultore è, purtroppo non identificato, è uno degli scultori che lavora al portale del transetto sinistro di Santa Maria Gloriosa dei Frari, che non è propriamente l'ultima chiesa di Venezia, la più grande chiesa francescana di Venezia, enorme scrigno d'arte, e con queste meravigliose sculture di ambiente caronese. E con questi dolcissimi, bellissimi angeli, sono qualcosa di molto, molto vicino alle sculture del transetto dei Frari. Rapidissimamente, solo una parola su questa loggetta, che molto correttamente è stata identificata con figure di virtù, questa qui è una velocità, insomma, con queste figure di virtù che, e però questo va sottolineato, ci riportano per la prima volta, che ne parleremo parlando del battistero, al grande tema del rapporto con Palazzo Rossini di Montegiordano, perché come la Imago Rome, l'immagine di Roma che capisce la controfacciata del battistero, deriva, è un'autocitazione, da quella che Masolino aveva eseguito a Roma, a Palazzo Rossini, in quel salone c'erano delle virtù, e le grandi serie di manoscritti di codici miniati che copiano questo ciclo perduto di Masolino a Roma, fatto oltretutto per un cardinale, il cardinale Orsini, grande amico di Dragna, quindi il giro intellettuale è lo stesso, e per gli studi recenti di Anna delle Foglie hanno messo in luce brillantemente come effettivamente anche questi affreschi derivino da Palazzo Orsini, il grande ciclo delle virtù di Palazzo Orsini. Qui è Paolo Schiavo, certo che è Paolo Schiavo, ma è Paolo Schiavo che su indicazione di Masolino riproduce i grandi modelli casolari, ha fatto qualche disegno, gli ha fatto vedere, non occorre pensare a un viaggio apposta a Roma di Paolo, ma sono semplicemente così cos'ha, e Paolo esegue con geniale autonomia, ma esegue un modello masoliniano splendido peraltro. E queste rovinate ma straordinarie pitture, e questo zoccolo alla tedesca, non facciamoci mancare niente, e questo zoccolo alla tedesca coesiste con un particolare che dà la misura di quanto una cosa splendida non venga concepita sempre come tale. E qui non sto parlando di quella finto armadio qui da proprio a destra di questo ingresso, un finto armadio a terra aperto con dentro una serie di oggetti di uso cancelleresco e curiale, avrebbe detto il Petrarca. Ebbene, è la prima cattura morta nella storia dell'arte europea moderna, cioè non è una cosa da niente, è il primo grande strepitoso esempio di cattura morta. Una volta un termine olimpico, un termine solo italiano, lo stellene in inglese rende molto meglio l'idea di qualcosa di progettuale. E anche qui il sospetto fondato della Delle Foglie è che il paradigma fosse a Roma, già che noi abbiamo delle riproduzioni a Palazzo Altemis a Roma, fine 400, che derivano da Montegiordano, da Palazzo Sini. Quindi c'è un modello di Palazzo Sini che viene riprodotto quasi subito da Castiglione e un po' dopo a Palazzo Altemis, piccolo dettaglio, il Palazzo Montegiordano è distrutto. Quindi la partita ancora oggi è visibile, e questo straordinario capolavoro dove non l'uomo, non la natura, non lo spazio architettonico o il paesaggio, ma gli oggetti sono di grande protagonista in un'architettura finto tridimensionale, che non è fatta per ingannare gli occhi di nessuno. L'architettura dipinta di oggi, le storie dell'arte tendiamo ad abbandonare parolacce come illusionismo architettonico che fanno pensare che non si maschi, cioè è chiaro che si tratta di funzioni, ma funzioni di profonda radice anatomica. Cioè stiamo parlando del momento, sono gli anni 20-30, in cui l'aristotelismo dominante viene scalzato dalla grande ondata di Roma, e in cui il modello platonico è il modello per cui il paradigma conta di più della realtà, in cui il mondo delle idee conta di più del mondo fisico reale. E questo non sembra un problema da poco, ed è un problema straordinario che prova
rispecchiamento, in queste architetture, che poi avranno un cammino glorioso nel 400 lombardo fino a Bramante, che è il grande genio che applica questi temi, dove il problema è che io ti faccio sognare, ragionare, non sognare nel senso la fantasia, le nuvolette, i lucerini sulla religione, ma nel senso profondo e potente di vedere immaginativamente con la tua mente, con la tua capacità di creare utopia ciò che non è fisicamente nella realtà, cioè una realtà tridimensionale nell'immagine, ma bidimensionale nella sua straordinaria fisicità. Ve la mostro più da vicino perché è veramente di una devastante bellezza, una delle cose più strepitose della pittura europea di tutto il 400, questo piccolo frammento che bisogna evitare venga preso a calci dai ragazzini che vengono in visita, ecco, cioè adesso mettiamo le paratie tranquilli, ma per dire come si tratti di uno dei tanti esempi di una vera gemma che sta a Castiglione Rona e che speriamo di poter restaurare a breve. E l'ultimissimo, e chiudo proprio qui, è il fatto che questo loggiato introduca a uno spazio oggi profondamente diverso, quindi lasciamo perdere le trasformazioni edilizie, qui stiamo parlando evidentemente di una serie interrotta di modifiche tra il 500 e il 2000, sostanzialmente di questi ambienti, ma il fatto che di là siano presenti due sale, la cosiddetta camera da letto e il cosiddetto studiolo del cardinale, che ancora conservano la figurazione quattrocentesca. La sala cosiddetta del cardinale, che contiene una data 1423, è un ambiente conservato ad affresco di chiaramente ambito lombardo, per la sua volta diremo chi ne è l'autore, e la seconda stanza conserva un ben più ridotto dal punto di vista di spazio fisico frammento, ma che la straordinaria veduta utopica, che nessuno dica ungherese, la visione utopica, l'utopia dell'utopia, la città utopia con un palazzo utopia, che è una stanza utopia in cui c'è una figurazione utopica da fresco, vai. Lo diciamo in modo fecondo, cioè nel modo dei grandi teologi del 400 come Jean Gerson, il microcosmo riassume il macrocosmo, l'infinitamente piccolo riassume l'infinitamente grande, che è la radice poi della cultura famiglia. E allora il secondo ambiente con questa splendida bevuta di città sognata, che non è però appunto un artista erotico, ma è il grande masonico da Palicaro che realizza questa fantastica immagine, ma non dimentichiamoci nemmeno che solo la registrazione successiva ha durato il collegamento, la stanza non era, che oggi la stanza chiusa ai punto era l'inizio di una serie, cioè quell'ara trecentesca in cui recenti saggi hanno mostrato frammenti di decorazione, cioè sicuramente tutta la struttura, tutta l'ala era affrescata, sicuramente almeno motivi geometrici e floreali, anche probabilmente anche figurativo, stretto. Ebbene, in ogni caso era una sequenza di ambienti affrescati, questo è il punto che mi premeva, ma solo i primi due ovviamente consentono oggi una lettura dolorosa comparata che naturalmente destinerò al prossimo incontro anche per la finalità di evitare decessi in questa fase. Quindi adesso ti invito allora cortesemente a dare luce all'ambiente e naturalmente se c'è qualche domanda, qualche cosa, qualche curiosità, qualche considerazione terminale, proprio, allora volentieri, altrimenti prego. Posta la poi lì, non è vero? No,
da chi che parli di Pio II. Cioè, perché questo vorrebbe dire che il destino di Verona in anticipa, cioè che precedente sì. A una città dell'ideale riconosciuta come Pienza, quindi noi siamo precedenti. Ma questo lo dice la signora testimone autorevole di Pio II. Cioè, Pio II nei commentari dice chiaro e tondo che per lui Branca è un modello. E Pio II è troppo intelligente per dire che ho copiato il modello di città. Pietro lo dice in un modo estremamente abbatto e dei lumi, il grande intellettuale che era, e dice proprio Branca era l'uomo, ovviamente. Allora non credo si riprese le sue cardinalizie. Allora il problema è ben altro, ed è A. Castiglioni ha una storia, certo. Una storia che, come lei correttamente dice, non porta alla distruzione totale del prima. E io sono abbastanza convinto che questa distruzione non totale del prima si deva soprattutto alle rivalità interne della famiglia Castiglione, cioè si deva soprattutto alla diversità concettuale di questo palazzo, la dico in sintesi, rispetto al palazzo Castiglione di Monteruzzo, quello che chiamiamo Porta del Toro. Lì è la cultura gotico-cortese, qui è la cultura umanistica. E di questo parleremo la prossima volta, se mi permette, perché dovremo prima esporre in modo analitico per poi poter tirare delle conclusioni ragionevoli. Primo elemento. Secondo elemento. Certo, a Castiglione il riuso del materiale edilizio è notevole. Non più tardi di oggi mostravo come nelle cantine di Casa Mazzetta si trovano resti lapidei e resti mattonati che spaziano dall'età romana al 1400, cioè in pratica il continuo riuso, anche per evidenti ragioni economiche, risparmio, no? Non dice una cosa che usa il materiale edilizio e un'altra, ci sta. Il piccolo dettaglio è che io, scusate sarò tonto, ma io a Castiglione medievale non la vedo. Cioè, a Castiglione c'è un abile riutilizzo del ricordo di Medioevo, detto in altre parole. Se io vado in cosa della Corteggiata, indubbiamente intuisco una struttura cintata medievale, indubbiamente passo da una porta cambiando. Sì, da un impianto tanto trecentesco. E a porzioni l'acqua lì, la torre in cui si incista Battistero è una torre palesemente di impianto tardo antico, la cui dialettica più ovvia addirittura la torre di Torba, tanto per fare un esempio banale, ci sta, funziona, sì, ma attenzione, ma io quando arrivo lì, queste reliquie, per le tali sono, le vedo nella logica di una grande chiesa quattrocentesca che si chiama Collegiata, di un grande battistero quattrocentesco e di un incompleto ma geniale palazzo e chiostro quattrocenteschi. Cioè, il Medioevo castiglionese è una reliquia rigorosamente controllata di Ponte, Ponte cosiddetto romano, che in realtà è l'uso medievale dei materiali romani, mi sta bene, più volte per passeggiare nei secoli, ma sono frammenti che vengono tenuti in vita artificialmente per sottolineare la radice storica. Se vuoi un esempio proiettato nel tempo in avanti, è esattamente come quando Federico Borromeo, ministro del Seicento, ordina di buttare giù una chiesa vecchia perché ormai sta crollando, questa ragazza non posso fare tagliere in testa i fedeli, dice però la fate nuova, però per favore salvate qualcosa, salvate il campanile, oppure il presbiterio, oppure la facciata, e se proprio non potete, salvate un muro. Un muro, cito il caso lì del San Paolo di Pucciacco, per dire un caso, non potevo salvare niente, perché stava collassando, salvare un muro. Cioè l'idea del mantenimento della continuità storica. Certo, a Pienza può sembrare più evidente il fatto dell'operazione ex nihilo, cioè la città quattrocentesca diventa la città medievale, ma in realtà, essendo Pio II il gran, sto cercando un termine decente, comunicatore, che era Pio II della Conta di Oro, leggi commentari, è una simpatica collezione di bugie e potenze della ragione. Ora, il problema qual è? Il problema qual è? Che se noi studiamo gli edifici di Pienza, quindi riferisco in particolare ai rilievi di Giuseppe Rocchi, Cosmas dei Oli, ci accorgiamo che in realtà, lungi dal distruggere gli spazi medievali, li hanno chiaramente riutilizzati. Il cabinato è tutto medievale, le strutture portate sono tutte medievali. Rossellino taglia le case e poi le fare.
minore, sono d'accordo, evidenza visiva del passato medievale. Ma attenzione, guardiamo le piante di Castiglione. Io vedo un tau, vedo un triangolo, vedo un doppio rettangolo, un doppio quadrangolo più propriamente, che è il foro, e altre belle cose. Vedo delle vie dritte, perché la via della Collegiata è in salita, per quanto ascetico sia il percorso, ma è sostanzialmente rettilinea dalla chiesa di Villa alla Collegiata, immediata, no? Alla portale, insomma, alla portale della Roma. Quindi mi capite, tutte cose trascendentali, umanistiche. C'è un unico caso, ma scusate l'eccezione fuori contesto, c'è un unico caso in tutto il Medioevo di una città che ha un impianto rettilineo, cioè giocata su un rettifilo chilometrico, però si chiama Palermo e lo impianto era molto romano svevo, insomma lì con il Versino, ecco, guarda caso, la città più araba d'Europa, parte della Spagna. Quindi è evidente che stiamo parlando di una città che è tutto fuorché medievale. E allora uno dice, ma allora perché è così forte questa idea del Medioevo? Risposta semplice, per la rilettura ottocentesca. Perché? Ottocentesca. Perché esiste una radicata, diciamo la esatta, mitologia su Castiglione allora, che corrisponde a una storiografia otto e otto-novecentesca, che arriva fino all'isola toscana della Bandiera di Torgerà, e che evidentemente è l'altro grande mito, per cui fare il bagno, per la fine del cardinale, eccetera, eccetera, cioè fino a quelle manifestazioni, chiamiamole folcloriche, che durano fino ad oggi, tutto bene. Però il punto è, stiamo parlando di una superfetazione. A me ancora i dati recenti hanno chiesto se sotto il collegamento tra un palazzo e la chiesa di Castiglione ci fosse un passaggio segreto, cioè esatta un tema dell'Ottocento, perché ci sono le vergini del Golfo, le monache rapite, i templari, gli umiliati e inevitabilmente ci sono i passaggi segreti. Ecco, allora tutto questo non esiste, semplicemente non esiste. Cioè, io non ho anche gli elementi tecnicamente di matrice medievale, poniamo, la merlatura di Bellina dipinta negli affreschi del Hortus Conclusus, del Giardino Mariano, che è l'ingresso alla Fiamminga di Palazzo Branda, ebbene, certo, giustamente il merlo di Bellino è medievale, certo, lo disegno sì, però è rappresentato in un affresco a filo bugnato che più umanistico di così si muore. Quindi, non l'ho detto prima, sapete qual è il secondo Hortus Conclusus europeo che viene figurato in questa maniera? Il primo è Castiglione allora, e il secondo, 60 anni dopo, è il giardino del Palazzo Medici, oggi Medici Riccardi, a Firenze, la casa di Cosimo Lorenzo, di Piero Gottuso e di Lorenzo Manico, appunto. Quindi, ecco che infatti il professore dell'umanismo ce l'aveva. Quindi è evidente, mi spiego, è evidente che esiste questo complesso cammino, che è un cammino dove io ho molto rispetto, voglio chiarire, ho molto rispetto per le stratificazioni storiche, perché anche se sono storiche, cioè non c'è dubbio. Il fatto che una certa cultura abbia creduto davvero in buona fede che Castiglione fosse medievale, merita rispetto. Il fatto che abbia creduto in buona fede che fosse un'isola toscana, in Lombardia, appunto, da pigliarsi dalla galleria dell'Accademia di Firenze, un dipinto di Nervi Bici, perché all'epoca è creduto di Paolo Schiavo, e piazzarlo, trovate, sulla, ahimè, terribile macchia dell'unità della parete terminale della Collegiata, è un atto storicamente terrificante. Quando ero funzionario di sovrintendenza nel 2000, la prima cosa che feci fu cercare di spedire per quattro Firenze, poi arrivamo al ragionevole compromesso di tenerlo a Castiglione, ma di musealizzarlo, cioè di collocarlo in uno spazio proprio museale che non violasse l'equilibrio simbolico ben diverso della fresca di Masolino con lo schiavo di Chieta della Collegiata, mi sta bene allora, allora discorso ha senso, che vi spiego, questo per dire solo che la realtà è complicata, solo che la realtà è complicata, ma in questa realtà complicata il progetto Castiglione-Olona è un progetto di una assoluta, impattante novità, e il problema è semplicemente il paradigma. Sapete qual è la cosa che hanno più simile Castiglione-Olona e Chiesa? Risposta all'andamento delle strade. Lo sviluppo delle strade che sono ugualmente allusive a, ad esempio, alla rettilineità, che è la cosa propria, ma al tempo stesso sono straordinarie per complessità simbolica. Solo che i simboli di Pienza sono più semplici, sostanzialmente retta e quadrangolo,
per una serie di ragioni che sono legate anche proprio alla tipologia fisica del proprio corpo. Ma il concetto del piccolo non è un valore limitato. Faccio un esempio terminale, terminale nel senso che conto di grazia che tira la vostra pazienza, ed è questo, Sabrina. Uno obiettivamente può dire, va bene, però Castiglione Colonna è una lingua morenica con un fiume bianco, quindi con dei fiumi cegliani. Pienza comunque è una procura naturale, sì, tu puoi spiegare come regolarizzato, però santo cielo, più di così non puoi fare. Siamo d'accordo, Sabrina è d'accordo. Sabrina, in linea teorica, potrebbe essere un'espansione di qualsivoglia fatta. Anche il vino è su colle, anche il vino ha dei limiti fisici legati alla struttura coordinaria. Sabrina, no. Eppure, anche Sabrina, e non solo per problemi di tipo economico, ha uno sviluppo urbanistico fisicamente limitato. Cioè, l'idea del prezioso microcosmo, l'idea di quella estasi del miniaturismo, altra bellissima espressione di Olsuga, per indicare questo amore, tipicamente i grandi teorici di Gerson, Niccolò Cusano, più tardi Erasmo, questa stessa grande idea della sintesi del piccolo, ma che deve essere piccolo, e se volete è l'espressione architettonica dell'amore che questa civiltà ha per la natura. Quelle che dormono dei cocci per camminarci, che è miniatura, insomma, è piccola per definizione rispetto alle grandi operazioni figurative parentali. Bene, ora questo mi sembra significativo. Perché per carità, poi è chiaro che tutto c'è, che la storia spesso reinterpreta, legittimamente reinventa spazi nuovi di tipologie, ma io ritengo essenziale, perché altrimenti è una perdita grave della nostra memoria collettiva, questa potenza unitaria della città reale, che se non è una città reale, la prima, e nella cronologia parla chiaro. Ora, la domanda è, e la risposta ce l'avremo la prossima volta, ma quando finisce questo primo decennio? Quando nel 31 l'arcivescovo, l'arcivescovo Pietro Tasso, viene in visita a Castiglione, ed è chiaro che viene perché l'altro lo chiama, viene questo. Viene chiamata, vuole che scriva delle cose e le scrivono questi dettagli ben precisi. Ora, che è la Fernandez, che è un cardinale molto preciso, e perché in Puglia si sappia, e perché il padre sappia, questo è lo scopo della lettera. Allora, quando succede questo, che cosa è stato realmente fatto fino a quel punto? Risposta: gran parte di ciò che è più lombardo vediamo a Castiglione. Cioè, in realtà io sono abbastanza convinto che Castiglione Roma abbia una grande struttura. Esista un decennio che comprende delle grandi presenze europee, ma è fortemente lombardocentrico, ed esiste un decennio, 32, 42, 44, se vogliamo, che invece accanto, evidentemente, al mantenimento di queste costanti, ha una potente immissione non genericamente di toscani, ma specificamente e peculiarmente di Fiorentina di Senese. Questo è il punto. E sarei tentato di dire prima di Fiorentini e poi di Senesi in una continuità non meccanica. Un conto Masolino e Paolo Schiavo, un conto Vecchietta. Ma su questo, se lo consentite, ritorneremo ovviamente la prossima volta. L'invito dunque è di renderà il vostro senso di martirio, di masochismo, almeno di ascesi, secondo l'insegnamento della via aspra che conduce alla collegiata, per rivederci per